Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Denarman. Siamo finalmente in anteprima su FIFA 23, ragazzi. Oggi andremo a provare il gioco, finalmente dopo tantissima attesa. Prima di iniziare, ragazzi, e darvi tutte le informazioni sul caso, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ragazzi, arriviamo a 250 iscritti. Allora, oggi nello specifico andremo a provare, per fare una cosa diversa, sicuramente fare un po' una cosa diversa, andiamo a provare per la prima volta la modalità volta nuova, ok? Le differenze che ci sono dall'anno scorso. Poi sicuramente faremo la modalità carriera, poi delineeremo se fare modalità carriera col giocatore o con la squadra. Probabilmente quest'anno, differentemente dall'anno scorso, faremo la squadra. E l'idea è quella di portarvi anche FIFA Ultimate Team, ma di farlo quasi totalmente in live. Però anche questo poi lo decidiamo. Avremo sicuramente degli spacchettamenti da fare, ne avremo anche parecchi, ci andremo a creare la squadra e tutto quanto. Questo, ragazzi, ve lo dirò poi negli episodi successivi come verrà strutturato. In teoria l'idea è quella di fare oggi volta, poi iniziare la carriera e portarvelo in live, compresi gli spacchettamenti e quant'altro. Ad ogni modo, adesso, ragazzi, basta chiacchiere e andiamo a giocarci la prima partita su volta, ok? Andiamo a vedere quali sono le differenze. Speriamo che ci siano tante migliorie, perché l'anno scorso ci è piaciuto, però era un po' fine a se stesso. Speriamo che quest'anno ci siano delle novità diverse, quindi restate con me e andiamo a scoprirlo. Allora, volta, porta il calcio di strada ad alto livello con le abilità distintive. Ok, è il pro club, chiaramente crea il tuo pro, crea il tuo stile, ok. In realtà sono indeciso se fare la carriera giocatore o la carriera squadra, perché quest'anno hanno fatto il pro club, dove tu puoi chiaramente crearti un giocatore e poi andare a giocare con gli amici online e quant'altro. Però ripeto, questa cosa poi la vediamo, perché io vorrei un po' differenziare l'anno scorso e portarvi una cosa diversa, quindi fare la squadra. Comunque andiamo su volta. Siamo belli carichi. E crea il tuo avatar. Scopri di più. Diciamo che abbiamo abbastanza informazioni. Intanto ci creiamo l'avatar. Ok, continua. Allora, avatar. Non quello di James Cameron. Diciamo che partiamo da questo. Alias. L'avatar ovviamente si chiamerà Denarman. Ok, Denarman. Ok. Nome squadra, Denar Team. Che fantasia, ragazzi, qualcuno direbbe. Però, insomma, chiamiamo Denar Team. Ok. Fine. Seleziona uno stemma. Ora ci andiamo a cercare. Non so se possiamo, sarebbe bellissimo poter importare il nostro stemma, ma dubito appunto che si possa fare. Non mi sembra che ci sia la possibilità, ma lo scopriremo in futuro. Ad ogni modo, dai, qua davanti ce ne sono, ragazzi. Bello questo. Vi faccio vedere qualcosa, così magari avete un'idea anche voi. Vediamo questi, ma questi mi piacciono di meno. Fiorentina, Galles, Fiorentina. No, questi mi piacciono di meno. Ragazzi, ci perdo un po' di tempo sulla personalizzazione, anche per farvelo vedere voi, perché secondo me la parte di volta figa è anche quella della personalizzazione. Quindi noi andiamo qualche minuto a perdere del tempo anche su questo, perché credo che sia una parte importante anche di questo gioco. Ok, sto vedendo un po' tutti gli stemmi, ma anche questi non mi dicono assolutamente niente. Fatemi sapere se c'è qualche stemma tra quelli che ho scorso che vi piace di più. Avrei messo questo, avrei messo quello, scrivetemelo nei commenti senza problemi. Questi già sono più belli, tipo l'aquila stilizzata, in fiamme, di fuoco. Però, non ci vedo molto col calcio, o comunque con la squadra così, con Denar Team, sinceramente. Questo spettacolo, Elvis tipo teschio.
Questi sono carini, però mi sembrano più dei tatuaggi che degli stemmi di una squadra. E poi sono questi, mi sembrano stile Disney. L'anno scorso avevamo questo, quest'anno cambieremo ovviamente. Simpatici. Tipo, guarda, è figo questo. Però credo, ragazzi, credo che quest'anno andremo abbastanza sul classico e andrei sul pallone, quindi andrei qua e io metterei, in realtà mi piaceva questo, ma prenderei questo, penso che metterò questo stemma qua. Sto controllando ancora questo, tipo la Mark Landers che rompeva il muro. Sì, penso che metterò questo. Fatemi sapere se vi piace, ragazzi. Ok, credo che tranquillamente lo potremo cambiare in futuro. Quindi se vi fa schifo me lo scrivete, io potenzialmente lo cambio anche. Per il momento iniziamo così. Ok, allora qua iniziamo con i soliti punti abilità. Adesso ne abbiamo 15, quindi noi possiamo andare a migliorare. Allora, attaccante 82, finalizzazione, questo che cos'è? Cross, tiri al volo, controllo di palla, controllo di palla sicuro lo mettiamo. Però, sì, aspetta, no, perché controllo di palla me ne chiede 4, 4 e 1, 9, no, ripristina, sì. Allora, aspetta, partiamo da qua, va, sono andato troppo lungo. Forza, finalizzazione. Azione, aggressività al momento no, velocità scatto e accelerazione. Questa caratteristica viene dai tempi di reazione, momentaneamente no. Controllo palla, però controllo palla vuole questo, no, non lo vogliamo. Eh sì, ma scusa, che no, devo che vi devo cancellare ogni volta tutti, scusate, 1 1 e 2, ok. Questo, e questo non lo possiamo mettere. Eh sì, perché poi ci tocca andare per forza giù. Intercettazioni, visione, marcatura, aggressività. Sì, allora ragazzi, chiaramente, vabbè, questo però è per la difesa, aspetta. No, non lo posso di volta, devo ripristinare. Sì. Allora, questo chiaramente è anche per quanto riguarda la carriera giocatore, quindi quello che modifichiamo qua quest'anno ce lo ritroviamo su carriera giocatore e viceversa. Quindi fare una carriera giocatore ti migliora anche il giocatore su volta e viceversa. Quindi questa è una caratteristica molto importante e molto curiosa. Quindi andremo a scoprire adesso poi effettivamente quanto possa essere piacevole legare le cose. Ok, dobbiamo anche andarla a scoprire in funzione di volta, devo poi vedere come effettivamente è stato fatto sul collegamento e come è stato fatto volta poi, perché volta poi è importante. Spero che sia un gioco abbastanza dinamico e divertente, magari di cui possiamo fare episodi, in cui possiamo fare episodi, più di qualche episodio rispetto all'anno scorso, dove poi il gioco diventava un po' monotono. Quindi vediamo quest'anno. Riflessi li mettiamo, equilibrio, forza, agilità no, mettiamo cross. Più spesso in difesa no, passaggi corti no, agilità ok, a posto, per il momento lasciamo così. Avanti, poi miglioreremo chiaramente migliorando tutto quanto, quindi acquistando punti abilità. Tiro esplosivo, segna gol spettacolare ad ogni zona di campo con tiri super potenziati, supera gli avversari con una scarica di velocità, sorprende gli avversari con scivolate e contrasti di spalla energetici. Prendi il volo, salta per vincere duelli aerei e spedisci passaggi alti in rete con spettacolari conclusioni volanti. Facilmente pure questo non mi sembra male. Salta per vincere i duelli aerei e spedisci i passaggi alti in rete con spettacolari conclusioni volanti. Sì, penso che metto questa qua, perché magari facciamo rovesciate cose. Ok. Ragazzi, abbiamo delineato, penso, ok, fino alla fine il nostro avatar. Ora, prima di iniziare, a livello di grafica mi sembra che bene o male siamo molto lì, siamo molto vicini all'anno scorso. Cambia outfit. No, l'outfit, allora lasciamo questo, voglio cambiare vestiti. Modifica avatar, vediamo se è qui.
Ok, fisico lo mettiamo. Aspettate, eh. Allora, corpo. Mettiamo alto 1,73 m, peso 70 kg. Perfetto. Poi posizione attaccante destro. Genere uomo, chiaramente. Ok. Testa. Andiamo a creare una cosa giusto per fare una cosa nostra. Cerchiamo un viso che ci possa piacere, ragazzi. Sono. Cerchiamo una faccia. Cerchiamo una persona. Ok, questo mi sembra. Forse questo. Questo qua. Sto cercando di capire. No, questo mettiamo, dai. Ok. Poi, vabbè, carnagione. No, la mettiamo più scura. Dove andiamo a cercare? Oddio. Qui sembra un po' mio nonno. Oh, facciamo una cosa così, va. No, proprio così. Ottimo. Poi, occhi. Cerchiamo un attimo di trovare. Noi, ragazzi, ce la andiamo a cercare di costruire più piace, più che possa piacerci. Ci deve piacere al massimo delle possibilità. Chiaramente, ripeto, voi scrivetemi nei commenti sempre se avete delle preferenze nella creazione. Ma quest'occhio, forse questo. Questo è più piccolo, questo è più grande. No, lascerei questo. Questo qua. Ok. Poi sopracciglia le mettiamo. Non proprio ali di gabbiano, che mi fanno anche un po' schifo. Le metterei così. Ok. Cioè, queste ali di gabbiano così. No, anche meno. Ecco, anche un po' più folte. Belle maschie, ragazzi. Belli maschi. Naso. Andiamo a cercare al volo qualcosa di decente. No, così troppo. Narici troppo larghe. Vediamo al volo. Così forse ci sta. No. Anche così mi sembra che possa andare. No, così non mi piace. Sì, lo lasciamo così. Bel naso importante. Labbra le metterei un pochino più carnose. Forse così è troppo. No, troppo piccole. No, non mi piacciono. Forse stanno bene, anche se sono un po' troppo, forse che hanno carnose, ma queste sono troppo strette. Vabbè, mettiamo queste. Ok. Guancia e mascella. No. Mettiamolo più. Aspettate che cerco di capire un attimo. No. Forse è così. Almeno c'è la mascella un pochino più. Oh, meglio così. No, quella è la mascella troppo esterna, non mi piace. Ma direi che questo credo che sia. Questo sia la via di mezzo. Ok. Oddio, c'è qualcosa che non mi convince, però. Poi lo scopriremo. Mento. Meno a punta. Meno scucchia, ragazzi. Ok, il mento lo lasciamo così.
orecchie. Vediamo un attimo qua. No, vediamo una cosa, un orecchio con lobo. Ok, questa mi piace. Sì, ci sta. Oh, togli sto copricapo. Te. Guarda quanto acquista così. Guarda quanto acquista col cappellino. No, oddio, così proprio no. Questo però, secondo me, guadagna moltissimo. Quasi quasi gli lasciamo questo. Ma sì, lasciamo il cappellino così. La fascia. La fascia bellissima. Ma meglio il cappellino. Andiamo a vedere oltre. No, mettiamo il cappello. Ok, con visiera. E poi per finire. La barba, gli mettiamo una cosa del genere. No, voglio una cosa più o meno visibile. Ok, così, dai, lasciamogliela così. Non so, c'è qualcosa nell'espressione che non mi convince, ma va bene, dai. Diciamo che per il momento va bene così. Il colore della barba, così. Aspetta, l'unica cosa che voglio vedere, colore capelli e copricapo. I capelli, dai, possiamo colorare. Ma no, di momento lasciamoli così, dai. Castano scuro. Ok. Perfetto. E anche l'avatar, ragazzi, lo abbiamo costruito, diciamo modificato più che costruito. Ok, ora stile di gioco, mi pare che l'abbiamo già fatto, che dovrebbero essere: ottieni punti abilità, gioca a rose volta e battaglie volta per ottenere punti abilità, migliora le tue abilità, spendi punti dell'albero di abilità per migliorare i tuoi attributi, cambia la tua abilità distintiva, seleziona l'abilità distintiva che tenti usare contro i tuoi avversari. Perfetto. Abilità distintive, ok, abbiamo già fatto, perfetto, questo già abbiamo modificato tutto. La mia squadra, vediamo un attimo come è la situazione, gestisce la tua squadra, ottimizza la squadra per affrontare chiunque nelle partite 3 contro 3, 4 contro 4, 5 contro 5. E ok, come al solito abbiamo gli scarzoni. Ok, nel 4 contro 4 lasciamo così. Ok, senza portiere così. Sì, nel 5 contro 5 per forza così. Sì, il rombo mi sembra la soluzione migliore in ogni caso. Sì, perché che vuoi mettere? No, in linea no. No, la V è la cosa migliore. Ok, poi proviamo al massimo, semmai facciamo sempre tempo a cambiare tutto il resto. Info squadra, e va bene questo. Ah, campo di che spettacolo. Seleziona sempre campo di casa, magazzino, parcheggio, Tokyo, Amsterdam, Rio, New York, te, Buenos Aires, Miami, Los Angeles, Città del Messico, Londra, Barcellona, Parco dei Principi, Lagos, Roma ci sta. Ok, Roma, mettiamo Roma. Lasciamo Roma, ok, perfetto. Abbiamo fatto tutte le modifiche del caso. Ok, Volta Arcade è rimasto, ma noi in questo momento non lo andremo a verificare. C'è il negozio Volta che sicuramente ci permetterà di acquistare roba. Scopri tutti gli oggetti con cui personalizzare la tua rosa, compresi magliette, pantaloncini e altro ancora. E questo c'era anche l'anno scorso, dove tu venivi qua e compravi tramite punti che acquistavi cose. Noi abbiamo 175.000 punti, probabilmente ce li portiamo dall'anno scorso, ma al momento va bene così.
Allora, Rose Volta, unisciti a un massimo di 3 giocatori per disputare una partita online contro un'altra squadra. Quindi questo online, giocatori amici o casuali, e va bene. Volta Arcade, unisci a un massimo di 3 giocatori per affrontare una serie mini competitiva, scusate, di esclusivi mini giocatori, mini giochi multigiocatore. Quindi Volta Arcade ci sono praticamente, tu giochi da solo, c'hai diversi giochini che si fanno col pallone, ma non è proprio una partita di calcio. Battaglia Volta, gioca in solitaria o in cooperativa contro avversari controllati dall'IA per ottenere punti battaglia e premi, e noi faremo questo. Ok, adesso proviamo subito questo. Andiamo avanti. Ottieni punti battaglia. Gioca contro avversari controllati dall'IA per ottenere punti battaglia. Sblocca i traguardi. Ottieni abbastanza punti battaglia per sbloccare i premi e partite speciali. Ottieni premi. Vinci le partite speciali per avanzare nella stagione e ottenere nuovi oggetti, crediti di Volta e altro ancora. Quindi qua sblocchiamo roba a raffica giocando. Allora, a livello di grafica, ragazzi, mi sembra tutto molto simile all'anno scorso. Adesso noi ci andiamo a fare un paio di partite, una al parcheggio e una a New York. La battaglia Volta chiaramente non ce l'abbiamo perché bisogna scaricare delle roba. Va bene, facciamoci il parcheggio, dai. Andiamo al parcheggio, mettiamo campione, anche se partiamo proprio così. Bella Kiki. Ci potevamo cambiare l'outfit, ma che ci frega, momentaneamente va bene così. Controlla solo l'avatar, noi controlliamo solo l'avatar e siamo a posto così. Dai, pronti, carichi, ragazzi, vogliamo andare a metterci in campo. Andiamo a installare le nostre abilità su Volta. Scendiamo subito in strada, ragazzi. Novità assoluta a FIFA 23. Lasciate un bel like. Ho cercato di portarvi una cosa diversa, ragazzi, così per iniziare tutti portano foot, carriere e quant'altro. Io parto subito con Volta per portarvi appunto qualcosa di diverso. No! Subito, partito male. E ho perso il possesso, eccolo qua, Lenarman. Ecco. Poi tra l'altro dovremmo ricambiargli il nome perché obiettivamente... No! Mazza che pippa! Prendila, tua. No! Palo! Siamo subito, ci facciamo vedere tra le strade. Le nostre qualità tecniche. Sì, anche se questi stanno facendo Torello e lo... Ammazza che pippa però. Umar, scarsa come pochi, eh. Mamma che scarsetta. Allora me l'ha segnato. Cioè, ha avuto paura del pallone. Il pallone è tuo amico, lo diceva anche... come cacchio si chiama? Roberto Sedigno. Ragazzi, siamo male male, siamo male male. Sembravamo partiti al massimo. Ci hanno bucato nell'arco dei pochi secondi. Sbam. Brava! Brava Kumar! E dai! Ti sei fatta subito rivedere, recuperato! Buono! Vediamo il passaggio! Bam! Ha rosicato! Ha detto a Kiki! Oh, vabbè che vabbè, ma non una pippa, eh! Questo poi è da vedere, noi stiamo per terra! Cioè, noi dovremmo essere top player della nostra squadra, eh! No! Bravo! Mamma che tiro scarzoccio! Dai, dai. Denarman che sarà... Bravissimo assist! Grandissimo l'assist di Denarman che diventerà Denarigno. Diventerà Valerigno Denarigno. Lo trasformeremo. Grandissimo assist. Kumar fa una bella doppietta. Porta, ci sta su sorella. Vai, vai. No, provato l'assist. Grandissimo, recupero. Bella scena. Bella prova. Sì, Kumar, però fammi segnare. Grande. Free. 3-2. Ribaltiamo la situazione al parcheggio sotto casa. 3-2, ragazzi, bellissimo, bellissimo, divertentissimo. Iniziare con Volta è sempre qualcosa di eccezionale. Fa sempre
ammazzata ride, soprattutto per come giocavamo noi. Vai e passa. E fammi segnare. Denar Man, primo gol su volta. 4-2. Ribaltiamo completamente la situazione. 4-2. Quattro pari. No, oh, 4-3, scusate, 4-3. Loro non demordono. La partita eccezionale. Danny fa 4-3. Vorrei fare qualche giochetto. Niente. Ho detto vorrei fare qualche giochetto, ma non lo faccio. Ho pensato per evitare di subire gol. Non l'ho detto. E alla fine l'ho fatto lo stesso. Abbiamo subito gol. 5-4. Free. Salva il risultato. E forse anche chiudiamo la partita. Forse anche abbiamo chiuso la partita col 5-4. Campioni. Gran vittoria, ragazzi. Iniziamo subito con la con botto. 5-4. Rischio, ma portiamo a casa il risultato. Grandissima Denar Team. Golletto singolo nostro. Potremmo fare un pochino di più, ma va bene anche così. Eccoci qua. Atteggiamo col pallone, anche se noi abbiamo fatto solo un gol. E godiamo. Vediamo solo qualche highlights, giusto per te. Guardate qua. Ma a me mi piace comunque l'outfit. Momentaneamente penso lo tengo così, perché comunque mi sembra abbastanza figo come vestito. A posto. Prendiamo 650 punti, 250 crediti di volta. Partita speciale. Ok, avanziamo. Ci andiamo assolutamente, ragazzi, andare a fare un'altra partita. E ce andiamo. Guarda, io ne facciamo. Diciamo ne facciamo tre. Adesso ci facciamo Londra. E come ultima ci facciamo New York sul campo di in erba. Controlla sempre l'avatar. 3 contro 3. Preferivo fare un 4 contro 4 e poi un 5 contro 5. Ma va bene, dai. Siamo a Londra. Rocky and Bright Arena. Belli, dovete venire a batterci a noi, siamo forti. Ah, chi, siamo appena usciti dalla vittoria. Guarda qua, va, te sfondo un 2. Poi mi piace giocare con due donne. L'unico maschio della squadra di donne. Mi sembra una cosa abbastanza interessante. Subito golletto, preso. Non ci facciamo veramente mancare nada. Te. Fu. No. Prova. Denar Man. Bravissima. Mamma mia. Gol facile facile. Te la sei magnata. Mortacci tua. Ma aia. Pezza di merda. E che te presti? No. No. Tutto vuoto. Tutto vuoto dietro. Tocca tornare in difesa in copertura. Vacci sopra. Va. Va. 2-0 per loro, ragazzi. 2-0 per loro. Certo, siamo magnati in gol che manco. Vabbè, era tutto coperto. Dai, segna. Ari, dai, Brava! No! Ma dai! E mo' attiviamo. Mo' l'attivo, Mo' l'attivo. Madonna quanto è scarsa però la difensiva. Vai, vai. Scatta, scatta. Mette alta. Niente. Provato a fare, ragazzi, il gioco de fino. Moscati, mo mettiamo pure il super, il super tiro qua. Il super potere, quello che cazzo è. E che te guardo. Punto. Sei in mezzo a 12. Che cosa cazzo vuoi che ti guardo? Brava! Brava parata! Brava! 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 E c'è il gol! 2-1! Denar Man! Bellissimo gol, ragazzi! Gran gol! Chi è? Sotto il 7!
Esplosivo Denarman. Sandy, qua bisogna tenere d'occhio da E, perché è quella che segna di più. Bra, dai. Non capisco perché cazzo non la crossano. Cioè, gli fa male il piede. Niente, niente. Per non passarmela. Per non passarmela. Solidarietà femminile. No, sbagliato. Vai. Noi. Niente. Non ci credo. Non ci credo. Siamo. Capirai, noi stavamo in coma là. Siamo rimasti morti per terra. Siamo rimasti in coma là per terra. Te, porta vuota, capirai. Quanto stiamo? 3 a 2, dimmi. O 3 a 1? 3 a 1. 3 a 1. Niente. Sempre loro. Si sono forti, ragazzi. Mi hanno dato parecchio. Dai! Ma torna in porta! No! Cioè, torna in porta! La porta vuota, quella sta gincerella là. Te. Ah, cazzo. Mortacci vostra, oh! Abbiamo persa, raga, questa. Mo, vuoi o non vuoi? Vuoi o non vuoi? 1, fine primo tempo. Fine primo tempo, 4 a 1. Ci hanno piegato. Ci hanno piegato. Cioè, dobbiamo recuperare 3 gol. Ma per come stiamo giocando la vedo molto molto difficile. Niente. Oh, mi ha rotto pure un po' i coglioni, eh. Mamma che gioco! Mamma mia Denarman! Mamma mia Denarman! Niente. Io ho fatto vedere. Cioè, dai. Cioè, de sta a parlare. De che cazzo sta a parlare? Cioè, io ho fatto un gioco della Madonna e questa mi argò così. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Di che cosa stiamo parlando? Perdiamo 5 a 1. Ci hanno sfondato, bella chicca. Ci avete crepato. Se rivedremo, spero un futuro. Va bene così. Giustamente. Fatti una fotografia. E vabbè. Sì, questa da E. De. Vabbè. Effettivamente sarà più forte della sua squadra. Andiamo avanti, ragazzi. Ci andiamo a fare, direi, l'ultima partita. New York contro Peace and Power. Sempre campione 3 contro 3. Ma scusami, aspettate un attimo, perché voglio vedere sta cosa, perdonatemi. Non c'è possibilità di fare un... Proviamo ad aggiornare un secondo, perché volevo fare più di 3 contro 3. Oh, 5 contro 5. No, aspettate un attimo, voglio riaggiornare ancora. Questa 5 contro 5, Icons. Però dove si gioca? Proviamo, vai. Campione, andiamo a farci questa. Alla come va, va. Guarda qua, tutti carichi. Tutti carichi, gestione squadra. E... ok, portiere, difensore, attaccante, attaccante. Sì, lasciamo così, perché abbiamo bisogno di più gente dietro. Perfetto. Carichi, vediamo dove andremo a giocare. Però sembra campo in erba. Sembra un campetto in erba, infatti buono, anche se è chiuso. Partita speciale. Andiamo a fare subito la partita speciale per chiudere l'appuntamento contro gli Icons, che non so chi cazzo siano, ma... Ah, oh, Icons! C'è sta Rio Ferdinand. Ho riconosciuto Rio Ferdinand, però non so chi siano gli altri. Zidane, Drogba, Zidane. Ma dai, questa Ballack. Questa è una gran partita. Questa è una gran partita. Ballack. Runway è nostro, ovviamente. Sì, Yashin. Capirai quando gli segniamo. Capirai.
Bellissimo, ragazzi. Questa è una cosa che mi sta facendo godere parecchio. Cioè, giocare contro leggende è bellissimo. Su FIFA Street, stupendo. Bella cosa, vai. Bravissimo. Sì, qua come vai fa? Rio Ferdinand. Lo scatto, passaggio per Ballack che prende un altro palo. Altro palo per loro. Vai, filtrala. Filtrala, Runway. Ma questi c'hanno Lev Yashin. Ma che no. Cioè, guarda quest'altro come rinvia. Vai, Rio Ferdinand, Drogba. Drogba per Zidane. Capirai. Dai, stai a fare vedere tu a Zidane. Buono, buono. Già che stiamo mantenendo 0-0, ragazzi. Vai. Oh, arbitro. Ah, non ci sta giustamente l'arbitro. Stiamo per strada, mo ci sto a pensare. Mazza che mina. Mazza che mina. Zinedine Zidane. Prova. Ancora fuori con la testata. Vai, vai. Niente, buono. 1-0, 1-0. Inganniamo Lev Yashin. Parata di Yashin. E vediamo il gol di Friesen. Kumar. 1-0, ragazzi. 1-0. Bellissima sta cosa. Questa dell'icona sta stupenda. Aia, ci ho provato. Balla qui. Ci ho provato un attimo. Ho voluto fare un attimo un momento di gloria. Stavo attenti perché questi mo se incazzano e ci fanno veramente. Ce la fanno vedere male. Kumar. Passaggio per Free. Ancora Kumar. Mamma mia! Mamma mia, Rio Ferdinand. The Armen fa vedere i sorci verdi a Rio Ferdinand. Una cosa incredibile. Poi Rio Ferdinand che viene fino all'attacco. Mazzate, però c'è una bella sleppa, eh. Complimenti. Bravi, bravi. Patti Pravo. Ci abbiamo Patti Pravo in porta. Vai. Dalla De Armen! Ma Yashin. Mazza, comunque Yashin è un fenomeno. Mo va bene, pure nella realtà lo era, però. Ok. Bravo! Che era qua la mozzarella? 29 secondi. Cioè, non possiamo avercene uno di questi noi in squadra, dico io. Non dico tanto, uno. Ma accontenterei anche De Ballack. Non è che voglio Zidane, ma contatto pure De Ballack. Passa dietro, 12 secondi. Stanno cercando di fare di tutto per costruire l'azione. Sta attento, Patti Pravo, che t'ammazzo, se te fai via il gol. Bravo. Vai, fine primo tempo, ragazzi, 1-0. Drogba, Rio Ferdinand, Lev Yashin, Ballack e Zinedine Zidane contro 5 scappati di casa. 1-0 per noi. Prova ancora. Lev Yashin impara. Vai. Bravissimi. Attenti, attenti che c'è io Ferdinand. Drogba. Attenti, attenti. A Zinedine. Dai. Niente. Yashin fa del suo meglio. Bravissimo. Mamma, Patti Pravo sta veramente facendo pensiero stupendo. Eccolo qua, Zinedine Zidane. Prova ad andare sul pallone. Ragazzi, comunque è difficilissimo segnargli, eh. Cioè, c'hanno un portiere che chiaramente è un fenomeno e loro sono fortissimi. Anche se stiamo cercando di contenere. Ma no! No, non te perdona. Non te perdona. Ci ha detto culo, ma non te perdona.
Ma non puoi sbagliarla così, oh. È qua, stai coperta, che te qua. Dai, Lev. Zinedine. Drogba. Ballack. Bloccatelo, bravissimo. Mamma mia. Denarman. No, cazzata, ho sbagliato io stavolta. Eccolo qui. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Patti bravo, para tutto. Ma oh, Ferdinand, però mi hai spaccato la minchia. Fallo. Fallo. Ok, muovi la visuale per spostare l'orizzonte. Ok. Fase 2. Imprimi effetto e potenza. Muovi R per imprimere effetto al pallone. Quindi carica il tiro passaggio. Ah, ok, lo mettete qua. Minchia, raga, bordello, sbaglierò sicuro. Ok, perché in teoria dovrebbe andare così. Vai. Non è male, ragazzi. Figo, figa sta cosa. Questa è una cosa che mi è piaciuta. Mamma mia, questa è una cosa che mi è piaciuta. Poi soprattutto l'anno scorso non mi pare che ci fossero le icone. E questa già è un'aggiunta che mi sfizia. La cosa... No, no. Meno male che c'è Rio Ferdinand davanti, anche se c'ha la bella pigna. Lo scatto, meno male che sbaglia. Drogba, Drogba, Rio Ferdinand ancora. Ci ha bucato. Ci ha bucato. Ho capito, ragazzi. Abbiamo sbagliato in botto. Noi ne abbiamo sbagliate tanto. Tocca subito andare a segnare il gol. Dai, non niente, nessuno che ripia il tiro. Ma dai, niente. Niente. Blocca Drogba, blocca. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, come la vedo male. Come la vedo male. Ah, Icons stanno 2-1 per loro, cazzo. Io ero convinto che fossimo 1-0 per noi. Me ne sono accorto adesso. Ragazzi. Vai, scatta. Testa aspetta Natale. Niente. Niente. Passa. No! Vabbè, ho capito, ma Yashin è impossibile segnargli, ragazzi. Cioè, Yashin è impossibile segnargli. Cioè, è incredibile. Prima gli abbiamo segnato su rimpallo, ma è, cioè, di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Vai! E niente, per terra. Nessuno che ce l'ha una minchia di supporto. 5 secondi, ragazzi. Abbiamo persa, l'abbiamo persa, ma sono comunque contento. 2-1. Bellissima partita, ragazzi. L'applauso ci sta. È anche corposo. Applauso è anche corposo. Perché veramente è stata una partita bellissima, divertentissima. Con le icone, cioè, se ci saranno più partite di questo genere, sicuramente volta lo giocheremo più spesso. Anche per, grazie a questa cosa qua. Non so, sinceramente, se potremo ingaggiare in futuro icone nella nostra squadra, ma sarebbe meraviglioso. Questo lo scopriremo solo vivendo. È stata veramente una cosa bellissima. Mi sono divertito tantissimo. Spero vi siate divertiti anche voi, perché è stato piacevolissimo. È stato veramente piacevolissimo giocare con le icone. Veramente, veramente bello. E poi chiaramente ancora si potrà fare. Il discorso è che, ok, non so sinceramente se potenzialmente sbloccando, vincendo la partita, magari ti dà, a parte il premio, hai la possibilità di ingaggiare qualche qualche concina. Questo, ripeto, poi lo scopriremo sicuramente vivendo. Io l'unica cosa che volevo in realtà modificare erano le scarpe, perché fanno un po' cagare. E vorrei mettere le scarpette un po' più. Tanti soldi ce l'abbiamo. Una cosa un po' più decente. C'è Emo Mitsuno bianche, tipo queste.
Vabbè, queste costano un botto. Queste sono epiche, ma a parte non mi dicono niente, no. Era da fighe queste pure. Anche da quel... mica male. Aspettate, ragazzi, ci scegliamo pure una bella scarpetta, visto che ci siamo. Quelle che avevo visto prima erano queste. Ma sì, mettiamoci queste, queste Nike qua, va. Vai. Spendiamo questi 50.000, dai, andiamo un po' a spendere. Abbiamo pure sbloccato il trofeo. Bello, ok. Per il resto direi che siamo a posto così. Ragazzi, io direi che per il momento l'appuntamento può finire qua. Non so dirvi se ci saranno possibilità di sbloccare icone, le potremo aggiungere alla squadra oppure no. Lo scopriremo andando avanti. Poi cercherò di reperire informazioni in merito a questo. Volta, come sempre, almeno all'inizio è sempre divertentissimo. Fighissima la partita con le icone. E quindi sicuramente ne porteremo altre. Ne porteremo altre di partite con le icone. Nei prossimi episodi andremo a creare la carriera. E sicuramente, come vi ho detto all'inizio, andremo a fare spacchettamenti foot e ci andremo a creare la squadra. Che dirvi? Per il momento è tutto, ragazzi. Io spero che questo video anteprima vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un bel like, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale. Vi do appuntamento al prossimo episodio e alle prossime novità. Un saluto col vostro Armen. Ciao!